Assegnati domenica alla 13ª Maratonina dei Fiori di San Benedetto del Tronto i titoli italiani master di mezza maratona. Sui 21,097 km della Riviera delle Palme, in una splendida giornata di sole, vittoria assoluta per il keniano Salomon Kirwa-Yego della Sefesta Murancona, nettamente primo in 1:04:54, che fa il bis dopo la mezza del Conero. Davanti al connazionale Zakaio Kipsang Bivot dell'Atletica Avis Macerata in 1:06:10. E a Ivano Pozzebon della Runner T 99 in 1:06:14, che si aggiudica anche la maglia di campione tricolore per IM35. Al femminile, settimo successo nella manifestazione per la campionessa italiana assoluta di maratona Marcella Mancini, Runner T 99. L'atleta di casa, ad una settimana dal primo posto dalla Milano City Marathon, si è confermata sulla mezza distanza in 1:16:01. Alle sue spalle Laura Ricci della Calcestruzzi Corradini Eccelsior in 1:18:49 e Claudia Gelsomino, atletica Palzola, in 1:20:19. Se questi sono stati i vincitori assoluti ad aver vinto prima di tutti e tutto, sono stati gli organizzatori dell'atletica Avis di San Benedetto del Tronto che hanno organizzato una manifestazione di altissimo livello su un percorso magnifico. Inutile ricordare che la Riviera delle Palme è luogo dello sport per eccellenza, dalla Tirreno Adriatico, che da sempre vede nel lungomare l'evento conclusivo, e da tante altre manifestazioni che si succedono nella stagione estiva. Il presidente Domenico Piunti ed i suoi collaboratori erano al termine affaticati, ma soddisfatti, d'altronde come non esserlo, dopo aver ospitato oltre 3.500 atleti, aver riempito gli alberghi della Riviera ed aver destinato, come ormai si fa da tanti anni, parte dell'iscrizione in beneficenza alla cooperativa Primavera che si occupa di disagio psichico. Momento particolarmente toccante nel corso della premiazione, la consegna della targa alla signora Spinozzi per ricordare Fausto, dirigente dell'associazione Avis, prematuramente scomparso nel mese di gennaio. Successo quindi sotto ogni punto di vista, ma gli organizzatori non si cullano certamente sugli allori e già pensano in grande, poiché chiederanno alla federazione di ospitare i campionati europei di mezza maratona.